Il numero 10 dell'Elvia Recina è Pietrella. L'incaricato dovrebbe essere uno schema. Palla corta e Domizzi che si stacca, tiro di Domizzi e rete! Rete dell'Elvia Recina, il solito schema dell'Elvia Recina che con la palla indietro Domizzi si stacca dal blocco e colpisce di collo pieno e mette la palla in rete per il vantaggio dell'Elvia Recina. Presa completamente di sprovvista la retroguardia del Monturano che si aspettava completamente il cross, ma Pietrella, l'avevo detto in anticipo, è il solito schema, palla indietro, palla rasoterra e Domizzi di collo pieno non si è fatto pregare. Ospite ancora Malloni, il direttore d'orchestra di questa squadra. Adesso c'è un cicciamento, interviene Tomassini, favorisce l'inserimento di Sampolesi in area, tu per tu col portiere, tiro, rete, raddoppio dell'Elvia Recina, palla, una palla conquistata al centro del campo da Tomassini, ha involato il proprio compagno di squadra, il numero 7 Sampolesi, a tu per tu col portiere, non si è fatto pregare, con un tocco morbido ha battuto in rete e pertanto cambia di nuovo il risultato che al campo sportivo della Vittoria l'Elvia Recina raddoppia grazie al numero 7 Sampolesi. Quindi incredibile qui allo stadio della Vittoria di Macerata, dove l'Elvia Recina in vantaggio di due gol si è fatta addirittura agguantare e adesso si è portata in svantaggio grazie al gol di Del Papa, sempre su imbeccata, a non dirlo, del numero 10 del Monturano, Malloni, a mio avviso un grande giocatore, uno dei pochi giocatori che in queste categorie non riesco a capire come fanno a rimanere. Adesso c'è l'inserimento di Tomassini, calcio di rigore, espulsione del portiere, ma l'arbitro addirittura va a ammonire un giocatore dell'Elvia Recina. Incredibile qui al campo sportivo della Vittoria, sta succedendo di tutto, su un intervento incredibile. Tomassini si era portato avanti la palla e ha saltato il portiere, era intervenuto il portiere, calcio di rigore, espulsione del portiere, ma l'arbitro addirittura va a ammonire il giocatore dell'Elvia Recina per proteste e addirittura lo espelle, incredibile, è stato espulso il numero 10 dell'Elvia Recina, incredibile.